Diamo. Chiudila sta porta, e chiudila. E chiudila. Me. Spegni anche la luce, me. Allora, io accendo la luce che paghi pure le tasse. Ci hanno ciulato l'ascensore, amore. Maledetti, davvero? Cioè, davanti agli occhi, sì, adesso. Stavo per schiacciare, ci hanno ciulato. Ti stava chiudendo dentro? No, no. C'ho il radar. Madonna, ma chi è sto figo? Senza tutto, tutto peluscioso. Senza occhiali. Bello, ne? Ti piace? Quanto sei grosso, amore. Hai visto, guarda. Poi questo giubbotto sembra ancora più grosso. Vero? Allora lo tengo su anche in estate. Tipo alla una dove dormiremo tra 6 ore, abbiamo prenotato il primo albergo. Stasera è proprio nata così, domani è da decidersi. No, io farei Bologna poi Firenze. Poi Firenze, dai, va bene. Andiamo a fare la pipì perché il signorino c'ha già la prostata che chiama. Il colore? È un maiale. Dov'è? No. Oddio. È un maiale o un cane? No, un maiale, è un porcellino. No. Qua. C'è anche un coniglio. Dove? Davanti a te. Oddio. Ci caga di striscia. Questo sta prendendo il sole in posa. Attenzione, Mara verrà marcicato da un coniglio. Bello. Ciao. Ma che bel posto che ho trovato, eh? Sei fiero di me? Oh, effetto prospettivo, stai parlando prima. Bello, bellissimo. Tipo. Oh, là. Ma oh, che no. Roba. Spacco le lunghe. Permesso. Ah, non è quella del colore? No, ma che bello! Ma che bello è sto posto! Anche la scelta lei, come tutto bello. Dai, pirla, a parte gli scherzi, guarda quanto è figo. Non cade, secondo nonna.
tiriamo anche il vino stasera. Shake, shake, shake. Pioggia di grana. Perché se non lo versi così non ha senso. C'è un po' di grana nei... No. C'è un po' di gnocchi nel mio grana. Sono la viola, sono cappelletti. Ci sono un po' di cappelletti nel mio grano. L'imbroto li ha finiti, raga. Porco Dio, quelle vecchiette all'ospedale. Mazzoi. No, notare quanto sono grossi, scusa. Aspetta, no, per farvi... scottami un sacco. Sono grossi come la sua faccia. E voilà. Andiamo, di gettata. Grazie. Madonna. Sì, chef. Non è così. Sono Kevin Scannamanna. Minchia. Super soft. Entriamo nello gnocco. Entriamo nello gnocco. Che domani, se domani cade, poi domani colazione col tallo così. Mille pezzi. Sempre grosso come la tua faccia. Fermo. Sembra una sbrisolona. Una caglirolona. Che è crimine della mattina. Mamma mia, l'anzianità. Il rubino. Allora ragazzi, post allenamento, la mia gola ha deciso di venire a mangiare un gelato, tanto per mettere un po' di zuccheri veloci che tra un po' andiamo a pranzare. Siamo venuti qui alla Romana, consigliata. Un po' di gusti tipici, loro hanno sempre gli stessi ma molto variegati. Mix paurosi secondo me. La Lucchetti approved, yeah baby. Eccoci, un post workout degno di nota. Da-da. Aspetta, perché io tiro fuori la mia kissa. Minchia, lei col pancake, ragazzi. Gelato senza lattosio. Comunque, perché così ci si caga meno addosso in strada. Ma caga, che brutto. Non ci si ferma per strada. C'è un caldiroli che si ferma ai 2 minuti per incontinenza. Per vecchiaia. Per strada. Comunque sì, latte senza lattosio, è caduto il mio paninetto, bruttissimo. Oh, mandorle tostate dell'iguana. Sì, dell'iguana. Dell'iguana. E io mi sono preso e portato dietro il mio paninetto tsunami, così almeno un po' di proteine ce l'abbiamo. Guarda che pancake comunque. Cioè guarda che pancake gli faccio comunque, tra le altre cose. Tra l'altro. Ta-ta-ta-ta. Va bene, direi che possiamo mangiare. Buona. Comunque gelateria alla romana. Si vede? No, facciamogli vedere questo. Sì, che si vede. 70 anni di gelato. Lo sta. Se non si è sciolto. Cazzo, incredibile. Raga, è buonissimo. L'abbiamo preso anche post-gara. Post-gara a Roma. A Roma. A Roma, la romana. Andassi. Perfetto. Dai, bella lì.
15 punto, inizia la prima ora speciale di oggi dedichissima al 7 di gennaio, ben trovato. Minchia, che risco la mamma, ho fatto ritratto oggi, minchia. Siamo arrivati a Bologna, abbiamo cambiato anche i cappellini, oggi abbiamo fatto change. Adesso stiamo andando a cercare già cibo, chiaramente. Già, il 4. Ma c'ho il fiatone, abbiamo fatto le scale e tutti ci stanno pisciando addosso, come al suo solito. L'età. Penso che andremo da una certa sfogliarina, anche perché sono 3:30. Vuoi capire che cazzo c'è aperto? Fa già ridere così. Vabbè, e vediamo cosa troviamo a Bologna. Bologna, amore, i tortellini in brodo. Just in the rain. A braccetto. Guarda là, cos'è? Gamberini. Pasticceria. No, abbiamo bisogno di carbo. Quelli veri. Carbo veri. No, burro e zucchero. Piatti primi. E i secondi non ci piacciono. O primo niente. È un Apple Store. Bologna ha 2 torri. Una, che è questa qua, è la più alta, si chiama degli Asinelli. Si può visitare, si può salire, si fa cardio con le scale, però per il Covid bisogna prenotare, quindi non 498 so scalini, quasi 100 metri, 97. Una figata assurda, deve essere una bella esperienza. L'altra è il Torre del Garisenda. L'altra adesso... è di fianco e comunque sono nel cuore di Bologna, quindi siamo completamente nel centro di Bologna. 100 metri, raga, 100 metri, 500 scalini, cioè io ho permesso di lasciare lì tutto. Condividiamo, guarda che roba. Baba. Avvicina. Sembra di essere a casa. Loro. TGL affettati e crescenza, mamma mia. Questa è tipo crescenza. E questo non so cosa sia, però è formaggio. E queste sono tipo buonissime. Intuitiva. E sono anche calde. Intuitiva. Questo è formaggio. Questo è. Li apriamo? Schetti. Taglio io, amo che sono. No. A parte che non c'è. Comunque si dice si mangiano così. No, non lo so. È confermato dalla religione aramaica. Come fumano? Allora io... Che era l'ultima, tra l'altro. Io partirei con la crescenza tipo, no? Tipo? Sì. Tipo nel bagno su tutta l'acido. Dai, ma assaggio almeno. Ci vuoi fare? Sì. No, perché a me non piace. No. No. Cazzo tuoi, mangi. Strano, non avrei mai detto. Ah, il pane, con, cioè il prosciutto con un po' di pane. Non ci sta. Com'è? Mamma mia. Partiamo dai tortellini. Allora, questi sono i tortellini allo zabaione di parmigiano. Vedete la cremina? Esatto. Ok, voi. Mangiate un po'.
testimoni, c'ha paura. Madonna, cioè, se volete qualcosa che sa di grana, questi sono perfetti. Saurosi, eh? Buoni. Un po' che besciamella, bravi. Come piace a noi. A noi. Te alto. Ti sei svenuta? Buona? Cioè, le nonne sarebbero contente. Applaudono. Bravi. Facendo il caldiroli, sentite? Parla! ti sento, tu mi senti? Ma è poco! Oh. Raga, assurdo! Abbiamo letto che questo arco qua, cioè questo voltone, in base alla sua struttura architettonica è talmente particolare che se tu ti metti in un angolo, come abbiamo fatto noi, riesci a parlarti da un angolo all'altro, stando con la faccia al muro, cioè nessuno ti sente, tu parli nel muro e ti sente dalla parte opposta. Fantastico, fantastico. Molto ambiguo. Con le tende rosse, amore. Ma che cari. Perché io non te faccio il video? Se riesci adesso. Estrai adesso. Se riesci. Ok. Adesso. Ma che bello. Non c'è. Due. Già qualcosa, no? Meglio di niente. Mm. Senti, ma yeah. Ci sono i cucchiaini? Figa. Figa. Guardali. Pochini di così. Coglia. Dai, c'è veramente. Costruiamo. Ti preoccupare, no? Costruiamo. Facciamo, dai, in qualche modo. Raga, alla fine, oltre a aver mangiato una focaccia con la mortazza in centro Bologna, siamo finiti in hotel con il classico nostro gelato da mezzo chilo insieme a la serie TV. Peccato che non abbiamo i cucchiaini. Adesso proviamo ad andare a chiedere giù in reception se ci regalano dei cucchiaini. Se no non sappiamo come mangiare il gelato con le dita. Oppure il caldiori ha i segreti. Non hanno i cucchiaini.
Abbiamo cambiato ancora meta, ragazzi. Tra poco scoprirete dove siamo. I tried polizei. I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count my pennies and worship the Hollywood sign. Say, hey man, nice to meet you. They should take every one last time. And I know, cause I found some fake love. Is a bottle of wine. I drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, well, we got money just enough. We got some good stuff. Adesso ve la facciamo vedere, fantastica. Solo il profumo ti voglia la bava, la bava. La sacchetta memorabile, senza vista, senza chiusa e senza schiaccia. Senza schiaccia, raga. Madonna. Mortazza, crema di pistacchi e pistacchi. Vai, così. Mamma mia, così si farciscono. Imparate. Madonna! Madonna mia, cos'è? Lucchetto non mi fa più mangiare, mangia tutto lei. Come faremo, ragazzi? Una raga buonissima. 7 milioni di follower per cosa? Farcitura degna di un re. Dunque, cioè, cos'hai da dire? Niente, uno dei pistacchi più buoni di sempre. Scusa. Porchetta, mica porchetta, patate, salsa di patate al forno. Sì, pecorino. E cremina di pecorino. Cioè, cremina di patate e pecorino. Vado? Siamo all'angazzo. No. Via. Dunque fa crunch fino a qua. La mortazza è invincibile, ma la porchetta le sta dietro. Mamma mia. Mamma mia. Thank you.
talking and drinking what we could find. Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried. But then, oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count my pennies and worship the Hollywood sign. Say, hey man, nice to meet you. They should take care of one last time. And I know, cause I found some fake love. Ah, finalmente. Ma wow. Ed ecco a voi buon proseguimento. Grazie. The parties out in the yard, we would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Oh, cause a bottle of wine, a drink with you all damn night. We got some rich love.